Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker vi porto la testimonianza di Giacomo Sarni, un ragazzo che a breve diventerà un osteopata e che da sempre ha avuto una forte passione verso la crescita personale e anche nuovi trend economici di mercato. Per questo motivo ha deciso di avvicinarsi al settore del network marketing, che lo considera un settore assolutamente in linea con la sua professione. E quindi passo la parola a Giacomo. Sono Giacomo Sarni, sono uno studente ancora di osteopatia, vivo in provincia di Vicenza. Mi sto appunto da poco tempo approcciando al network marketing e sto trovando appunto come realtà una realtà che si sposa molto bene con quella che è la realtà professionale di professionisti della salute, sia per chi è già arrivato, quindi a inizio, a fine carriera, a metà carriera professionale, quindi comunque che è già affermato a livello di nomea di pazienti e di clienti, ma anche per chi come me ad esempio è ad inizio attività, ha molta ambizione, quindi vuole sicuramente far bene, sposare la causa della qualità. Il contatto con la persona è una cosa fondamentale, ma che giustamente sta cercando un aiuto e quindi un qualcosa che può permettere di innalzare ancora di più la qualità del proprio lavoro. Qualità del proprio lavoro in termini proprio di qualità di lavoro col paziente e in qualità di lavoro in termini di qualità di tempo. Proprio perché mi sono accorto, anche se non ho ancora finito il mio percorso professionale, che la cosa più importante in assoluto in questo secolo, in questa epoca, non sono più i soldi, ma è il tempo. Il tempo è un qualcosa di fondamentale che, se cerchiamo un attimino di fermarci e di capire, è un qualcosa che sta mancando a tutti, proprio perché siamo sempre di fretta, alzati. Non hai il tempo di tante volte gestire il tempo per te stesso, per gli effetti personali, per il semplice sport, che sia anche per una corsa. Quindi mi sono immaginato da qua a 10 anni come un professionista che vuole lavorare sulla qualità, vuole lavorare cercando di far felici per quanto possibile le persone a cui decidono di affidarsi a me per la propria salute, ma con un occhio di riguardo anche a quelli che saranno i miei cari, la mia ragazza, i miei familiari e quelli che saranno un giorno i miei figli. Quindi comunque la gestione del tempo è un qualcosa di fondamentale che per me è alla base fondamentalmente di tutto. Tutto questo sicuramente viene fatto perché fin da piccolo ho avuto la volontà di aiutare le persone, ed è stato per questo che ho scelto il lavoro dell'osteopata, perché mi piace attraverso le mie mani riuscire a permettere di offrire una qualità di vita in termini di salute migliore ai diversi pazienti. Ho trovato tramite il network marketing la possibilità non solo di aiutare i diversi pazienti, ma soprattutto di aiutare i vari professionisti a crearsi una propria entrata automatica che non dipendesse dal proprio tempo e quindi che gli permettesse di generare quel fatturato utile da poter spendere come più piace a loro nella gestione del tempo con la propria famiglia, con i propri cari, slegando il concetto tempo uguale denaro e quindi tante volte riuscendo magari a scegliere di lavorare un pochino meno in maniera più qualitativa e nella gestione del tempo maggiore per i propri cari. Diciamo, è tutto iniziato in un corso d'aggiornamento dove ho avuto la possibilità con un mio collega di confrontarmi. E di confrontarmi in qualcosa di nuovo, in possibilità nuove, in nuovi orizzonti che si potessero aprire nel nostro lavoro e nel nuovo modo di lavorare anche per i professionisti della salute. E mi ha accennato alla possibilità di una nuova tipologia di attività che si sposava molto bene con quella che era l'attività di un terapista manuale, di un professionista della salute. Così, assieme al mio collega, abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci al network marketing e appunto di riuscire per il meglio anche a elevarci professionalmente collaborando come una vera squadra, appunto. Allora, partiamo un attimino per capire come sono partito. Sono partito prima di tutto conoscendo il prodotto e quindi in particolar modo una volta capito che il prodotto che mi era stato presentato, che era un prodotto di qualità, appunto, ho deciso di testarlo su di me per vedere la reale efficacia, vedendone veramente la reale efficacia di questo, per poi andarlo a consigliare ai diversi pazienti e alle persone con cui collaboro e lavoro. Una volta capito questo, ho capito come poter generare un flusso di prodotti, quindi una commercializzazione mensile personale da poter poi in un secondo momento insegnare a diversi professionisti, replicando assolutamente quello che era stato creato, andando a formare quindi un modello riproducibile. Come sono andato a strutturare poi e come vado a strutturare la mia giornata tipo? Mi sveglio solitamente quindi la mattina, cerco sempre di organizzare i vari appuntamenti suddividendo la giornata in giornata principalmente da studente, da ormai quasi fine studente, professionista e di network.
worker. In particolar modo cerco di sfruttare per il meglio quelli che sono i tempi morti, quell'oretta, oretta e mezza tutti i giorni, per cercare di dare quelli che vengono chiamati i piani e quindi presentare tutte quelle che sono le diverse possibilità che il network marketing offre ai diversi professionisti della salute, che non devono per forza essere assolutamente tantissime chiamate, bastano assolutamente veramente quelle 2, 3, 4 chiamate al giorno programmate, perché non dimentichiamoci che noi professionisti viaggiamo programmati e quindi la cosa bella di questa attività è che non richiede del tempo aggiuntivo per impararla, perché siamo già focalizzati, sappiamo già come lavorare, è un qualcosa che veramente viene totalmente naturale poi da fare ed è cominciare come lavoro. Quindi la gestione del tempo, la gestione degli obiettivi e in particolar modo la programmazione permettono per il meglio la realizzazione di questo fantastico progetto. Siamo riusciti poi ad adattare un pochino quello che è il network marketing anche in funzione un po' di più all'attività professionale di diversi professionisti della salute, in particolar modo perché in pieno era Covid, diciamo, è nato un progetto che è stato il figlio di un'intervista che ho visto, molto bella, fatta da un giornalista a un noto imprenditore del wellness che lavora, cioè, a stretto contatto tutti i giorni con professionisti della salute e, secondo questa sua personale opinione, in una fase post-Covid per un professionista della salute sarà fondamentale un 50% di attività online e un 50% di attività offline che andranno a fondersi. Ecco, io ho cercato di trovare un modo per poter integrare queste due cose senza dimenticarci che lavoriamo con le mani. Siamo riusciti a trovare questo 50% di online che al professionista, al terapista manuale mancava con il network marketing attraverso appunto un progetto che abbiamo denominato Progetto Salute 2.0 e tramite la collaborazione tra diversi professionisti che affrontano le diverse tematiche in un contesto multidisciplinare, riescono e riusciamo per il meglio a seguire i nostri pazienti, creando un beneficio a tutti quelli che sono i professionisti della salute che vi partecipano. Un professionista della salute si dovrebbe avvicinare al network marketing collaborando col nostro team, quindi con Progetto Salute 2.0, proprio perché ha la possibilità di crearsi una seconda entrata che svincola l'entrata, quindi il flusso, il proprio cash flow, da quello che è la propria presenza fisica. In particolar modo, quindi, un guadagno legato dal concetto di tempo, quindi non scambio tempo-denaro, ma più un investimento di tempo iniziale nella creazione di un'attività che, non dimentichiamoci, non ha costi fissi, ma che, se costruita per il meglio, riesce e riuscirà nei mesi a seguire, negli anni a venire, a dare quella qualità di vita maggiore che tutti i professionisti ricercano e quindi un'indipendenza, quella che viene tanto ambita, un'indipendenza finanziaria.